La sfida è creare un nuovo ordine mondiale, ne è convinto il ministro dell'economia italiano Giulio Tremonti. Un nuovo ordine mondiale. A new world order. Of a new world order. A new world order. Of a new world order. A new world order. A new world order. Un nuovo, più giusto e più sicuro ordine mondiale. Vi è un governo ombra con il proprio esercito, le proprie navi, i propri fondi, capace di manipolare l'opinione pubblica, libero da ogni controllo e dalla legge stessa. Ma questo signoraggio, che scopo ha? È facile dedurre che non siano i soldi ad interessare i signori di questa truffa planetaria. Parliamo comunque di persone che probabilmente non hanno il problema di arricchirsi dal momento che controllano il denaro sin dalla fabbricazione. Un debito, per sua natura, va saldato. E che interesse avrebbero questi signori delle banche a ricevere indietro una montagna di carta senza valore? E se non possiamo pagarlo, cosa ci chiederanno in cambio? Dare delle risposte sarebbe ipotizzare, qui ci vogliamo limitare solo ai fatti. Ma c'è una considerazione logica che accompagna i fatti. Il signoraggio bancario, praticato dalla stragrande maggioranza delle banche del mondo, è in realtà un sistema moderno di schiavitù. Ci rende schiavi legati al salario, in linea, come se corressimo su una ruota per criceti, con milioni di altri individui, di fatto potenziando un impero di cui beneficia soltanto un'elite situata in cima alla piramide. E quindi, a fine giornata, per chi stai lavorando veramente? Per le banche. Il denaro viene creato dalle banche e lì deve finire. Loro sono i veri padroni, insieme alle multinazionali che le sostengono e ai governi che lo permettono. Nella vecchia schiavitù era obbligatorio che le persone avessero una casa e del cibo. Questo signoraggio bancario, invece, obbliga le persone a sfamarsi ed aiutarsi da sole. È una delle truffe più ingegnose per la manipolazione sociale che siano mai state create. Ma negli anni 90 chi governava? Una setta di pazzi, illuminati e fanatici. Queste linee di sangue attraversavano la storia, hanno dato vita a vari tipi di imperi degli illuminati. Oggi vogliono un impero globale. La globalizzazione sta presentando a tutto il mondo il suo conto, che non è un conto positivo. Un governo mondiale che detterebbe a tutti i paesi le loro politiche principali. L'aspartame. L'aspartame che vi sconvolge la mente, una sostanza che ai piloti dell'aviazione americana è stato raccomandato di non bere troppe bibite a base di soda prima di volare, perché pregiudicavano le loro facoltà di volo. Perché? Io ho una distorsione che riguarda l'Europa ed è una distorsione positiva che riguarda l'Europa. Anche l'Europa, non dobbiamo sorprenderci che l'Europa abbia bisogno di crisi e di gravi crisi per fare passi avanti. Le vaccinazioni, che sicuramente includono il mercurio e che fino a poco tempo fa lo contenevano in dosi massicce finché la gente non ha cominciato a rendersi conto di ciò che stava accadendo. Sapete, mettono il mercurio nei vostri denti, io me lo sono fatto rimuovere anni fa, ce l'avevo fin da quando ero piccolo, e le due persone che me l'hanno tolto indossavano delle specie di tute spaziali. Buharic scopre che un'onda elf a 6,6 Hz causa la depressione. Un'onda elf a 7,83 Hz provoca il buon umore, generando uno stato di alterazione. Mentre un'onda elf a 10,80 Hz è in grado di causare reazioni violente. Popolazione dotata di microchip. To think something so small can connect you to everything that matters. Per lei il velivolo era alieno? Assolutamente sì, alieno, non c'è dubbio. HARP venga adoperato per colpire i nemici del governo americano, provocando nubifragi, uragani e persino terremoti, in base a un programma di guerra meteorologica top secret. Lo posso chiedere se è massone? Non ho ancora avuto il tempo di poi andare a vedere cosa dice quella voce. Io confesso, è sicuramente una lacuna, non so bene cosa sia la massoneria. So certamente di non essere massone e non saprei neanche come valutare i massoni, come accorgermi se uno è massone. È una cosa
che per una persona abbastanza banale e concreta risulta un po' evanescente. Da sempre hanno imposto questa struttura alla società, con l'acquisizione di un potere sempre maggiore durante le varie epoche storiche. I pochi che stanno all'apice detengono la visione reale della situazione, la vera conoscenza, mentre tutti gli altri sono compartimentalizzati e sanno solo quanto basta per svolgere il loro compito. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. Poi ci sono i media. I media non sono altro che dei ripetitori, ripetono continuamente le stesse cose. La forma più potente di controllo mentale è proprio ripetere, ripetere. Si continua a dire alla gente sempre la stessa cosa, finché diventa una verità percepita. Queste sono le persone che decidono ciò che deve succedere nel nostro mondo. Lo sterminio di persone in Iraq, in Afghanistan e nel resto del mondo, oltre all'imposizione del controllo, alla fabbricazione di povertà e sofferenza per mantenere la gente sotto controllo affinché non disponga del lusso di poter scegliere. Tutto questo significa che, ora che comprendiamo un po' del retroterra di queste persone, loro non sono capaci di empatia. Perciò a loro non importa di quello che accade alla gente in conseguenza delle loro azioni. A loro importa solo di aumentare il controllo. Questo, senza il pollice esteso, è un classico simbolo satanico. Questa è la spiegazione che ho trovato in un libro. Molti pagani moderni lo usano per simboleggiare il dio con le corna, che i membri aderenti potrebbero usare per riconoscersi a vicenda. In tale contesto, esso è definito come il gesto del dio cornuto, secondo alcuni ha lo scopo di allontanare o di infliggere il malocchio. È anche una rappresentazione del demonio secondo i satanisti. Ecco, volevo proprio sottolineare questo, il gesto è anche una rappresentazione del demonio secondo i satanisti. E qui lo si vede usato durante un rito satanico.